Bene, dopo un po' di bufera, possiamo dire così, andiamo a Napoli da Fabio Tarantino. Fabio, ben trovato, buon pomeriggio, dove ci stai portando per far vivere un po' anche una Napoli sempre più azzurra? Esatto, ben trovati a voi intanto. Noi solitamente siamo all'esterno del Maradona, stavolta vi abbiamo portato nel cuore della città. Siamo a Via Toledo, a pochi passi, per chi è pratico, da Piazza del Plebiscito, da Piazza Municipio, dal Lungomare, di Napoli, dal Teatro San Carlo, a pochi passi dai quartieri spagnoli, dove tra poco andremo idealmente passeggiando insieme, perché vogliamo mostrarvi davvero come la città sta vivendo questa fase particolare della propria storia, col Napoli ad un passo dallo scudetto. Come vedete ci sono tantissime persone, tanti turisti che camminano, che passeggiano, poi proveremo anche a chiacchierare con qualcuno. La prima notizia che vi posso dare è che dalle 15 questo pomeriggio è partita la prevendita per i non abbonati per Napoli-Milan di Champions League, e ci sono state code chilometriche che ci sono tuttora sul web, ma che erano anche reali, ad esempio in galleria Umberto I, dove il biglietto si poteva comprare anche fisicamente, nonostante i prezzi decisamente alti. Ma d'altronde è un evento storico, molti tifosi hanno scelto di aspettare anche 4-5 ore per poter essere al Maradona. Intanto vi voglio far vedere, e poi tra poco chiacchieriamo anche con qualche tifoso e voi sarete liberi di poter chiedere a me, e girerò le vostre curiosità a tutti, che qui praticamente a Napoli si vendono anche le mascherine di Osimhen. Volevo farvi vedere proprio questo, al prezzo di 2 euro, come vedete la maschera di Osimhen, che è diventato ormai un simbolo di quelli che sono i tifosi del Napoli, che lo adorano un po' come adoravano Diego Armando Maradona, come adorano anche Carega, che è un indimenticabile attaccante azzurro. Tra poco ai quartieri spagnoli. Intanto, Marco, le prime curiosità. No, intanto mi piace perché ci stai portando un po'. Oggi avevamo deciso, no, di fare un po' due passi a Napoli, perché stiamo vedendo tantissimi anche servizi, foto di una Napoli sempre più azzurra. Allora ho detto, dai Fabio, portaci un po' nel cuore di qualche posto dove possiamo vedere veramente un po' di azzurro Napoli, che è cavalcata straordinaria. No? Intanto ecco, stiamo vedendo, guarda che roba. Quartieri spagnoli, noi praticamente possiamo, chiaramente Napoli è in verticale, quindi si sale, e quindi avrò un po' di fiatone, possiamo salire. Vabbè, non ti da questa sali, stradina, sali, dai, guarda come è caratteristica. Sei splendida forma, vai, sei sì, splendida ma vent'anni fa, guardate quante magliette del Napoli che ci sono, è una città Diego, c'è le foto di Diego ovunque. Azzurro, guarda, Diego. Con le foto chiaramente di Diego Armando Maradona, che è un po' ovunque, ma ripeto, tra poco vedrete anche Osimhen, vedrete Kvaratskhelia, ci sono i cornicelli. Sapete che il Napoli sta vincendo lo scudetto? Non so niente. Come non lo so? No. Non ti sei chiesta come mai in questa città c'è solo tu? Da dove viene? Scusa. No. Da dove vieni? Da Foggia. Da Foggia, ecco. va bene. Vabbè. Abbiamo provato. Ti faccio vedere San Gennaro con Diego Armando Maradona. Bellissimo, ci sono bellissimo. I cornicelli, c'è la Vespa. Ma ormai possiamo dire che questa superstizione si sta attrezzando. Superata, no? La superstizione è superata. Sì, ormai ci siamo, ci sta solo da attrezzarsi. È tipo Capodanno, che sta preparando qui? Ma quando vince il Napoli è peggio del Capodanno. Ma che cos'è quelle peggio. Cose che hai in abbiamo? Mano lì? Vogliono che sapere in studio, Marco Piccari, che roba è? 300 metri di lineari di nastro, bandiere, trombe. Che si fa il nastro per addobbare il quartiere? Io c'ho un negozio e quindi devo addobbare tutto il negozio. Che bello. Bocca al lupo. Grazie. Come si chiama? Mi chiamo Mario D'Artaglione. Vuole salutare qualcuno? Saluto la mia famiglia. Perfetto. I nipotini. Mario, si chiamano? Un abbraccio a Mario. Si chiama Emanuele e Vincenzo. Va bene, grazie. Grazie al grazie signor Mario. Mario. Che bello, vai, continua. Viaggiamo. Vediamo un po' chi c'è qui, perché come vedi ci sono le sagome anche dei calciatori del Napoli. No, che bello, come vedi sì. C'è Juan Jesus, sì. C'è Simeone, Kvaratskhelia, c'è Victor Osimhen, e poi insomma non so se lo vedi, c'è Diego Maradona. Siamo in diretta su TMV Radio, quindi era rigorosamente in diretta. Signor Mario, già tutta Italia l'ha vista e ha salutato con lei i suoi nipoti. Prego, TMV Radio, TMV Radio lo può leggere anche dal logo del microfono. Oh, va ecco. Bene, allora, vabbè. Ti volevo dire, Marco, questo è uno dei tanti luoghi magici dove poter salire per i quartieri spagnoli, però ce n'è uno più bello che ti mostro tra poco. Vai, io vengo con te, passeggiamo con te. Poi magari c'ho anche una curiosità da chiedere, perché prima, guarda Osimhen, ma senti un po', ma se questo giocatore adesso uno di fare questa Marco, domanda mi spaventano più i pettorali alle spalle di Osimhen. Guarda lì che pettorali. Vabbè, c'è un fisico incredibile, quello dietro, e poi anche Osimhen chiaramente è un fisico notevole.
e poi hanno appoggiato sui pettorali anche Chiriccio a Cavaraschelli, è un po' relegato. Sì, vabbè, vedi qui ci sono calciatori del Napoli ovunque. Sì, assolutamente. No, vabbè, si capisce. No, sai cos'è la cosa che prima ci stavamo domandando? Che io ho un po' subito respinto, no? Mi sembra proprio Marcello Chiri che ha detto se il Napoli davvero Osimhen, insomma, la prenderebbero molto male i tifosi, no? Io invece sono convinto che l'accetterebbero, guarda che ti dico. Io sono d'accordo con te, poi magari glielo chiediamo, però i tifosi del Napoli sono diventati anche... filosofi, saggi, sanno che esistono dinamiche legate a ingaggio e quant'altro, quindi allora questa è un'altra parallela della strada precedente. Oh, come vedi si continua a salire per i quartieri spagnoli. Ma ti stanno salutando, vuoi salutare qualcuno? Where are you from? Padova. Quindi Padova. Penso che possiamo parlare italiano, inglese o italiano, come vuoi parlare, italiano. Siete in vacanza? Perché sta lì da Padova in gita? Perché siete? Sta in gita, ha detto. Perché, noi non ci siamo mai stati. E poi è diverso dal solito. Okay. Perché è diverso? Perché sono più gentili, amichevoli. Costa meno? Sì, molto. Che avete mangiato? Pizza fritta, tutto. Tutta pizza. Ma del Napoli che sta vincendo lo scudetto, forza, sapete qualcosa? Forza Napoli, altro che Milan, ciao. Ecco, perché che c'entra il Milan? Ciao, adesso, schiedica 2-1 per il Napoli. Pensate del Napoli? Suo figlio di Castelfranco. Veramente. Oddio. Va bene, se sono diventati parenti, li saluto amabilmente. Si erano conosciuti con altri. Ciao. Salutiamo tutti quelli che ci sono. Volevo mostrarti solamente un altro scorcio, come hai potuto vedere. Torniamo a Via Toledo, anche perché qui davvero c'è da perdersi con tutte le sciarpe, le bandiere che ci sono, si vende di tutto. E noi chiaramente tra poco saliamo. Sai dove vi porto, Marco? All'Arco Maradona, dove c'è il murale di Diego Armando Maradona, dove ricorderai. Ma come no, ma c'è figura di... Chiudiamo veramente in bellezza. Come chiudere? Io voglio stare qui tutto il pomeriggio. Come chiudere? No, dico, chiudiamo in bellezza, no? Voglio dire, mi fate compagnia, io faccio compagnia a voi. Tra poco domandiamo anche della questione Osimhen, perché ripeto... Dobbiamo preparare, caro Tarantino, una lunga diretta al giorno della festa dello scudetto. Prepariamoci, dobbiamo fare qualcosa di speciale, quindi... Noi siamo pronti. Dicevo su Osimhen, i tifosi sanno che il monte ingaggio ormai è sceso ed è stata una strategia utile, perché poi il Napoli ha vinto proprio grazie ad un monte ingaggio più basso. Osimhen già guadagna 5 milioni, insomma meriterebbe per quello che sta facendo di guadagnarne il doppio, ovvero 10, ma Napoli non glieli può garantire e quindi per questo motivo Osimhen potrebbe partire. Ora ti mostro proprio la strada che ci porta a Largo Maradona. Insieme a te, guarda che bello. Sì. No, tra l'altro, guarda, c'è un messaggio di un ascoltatore molto bello, un po' romantico, anche un po' tra virgolette triste, no? Perché ci sta. Rosolino ci scrive: Marco, con questo servizio mi viene un po' di tristezza. Peccato che Gianni Di Marzio questo spettacolo non se lo possa godere, solo dall'alto. Ma sicuramente sarà con tutti i napoletani, col Napoli, insomma. Poi quest'anno è stato un anno magico per Gianni, perché anche il suo Catanzaro è tornato in Serie B. Da dove venite? Marche, Fano. Da dove venite? Ho capito. Urlate un Forza Napoli tutte quante. Uno, capito, due, tre. Così non vale. Napoli! Da dove venite? Ma che fai? Marche. Ma che c'è? Va bene. No, sono una scolaresca. Scolaresca. Qui in visita. Salutateci. Ciao. No, però voglio dire, tra l'altro Padova era la città dove viveva anche Gianni Di Marzio. Guarda che c'è sempre una connessione in quest'annata, no? Poi ricordavamo il Catanzaro, ricordiamo anche il Catania, che la promozione del Catania pure ne abbiamo parlato, festeggiata nei giorni scorsi, quindi il ritorno anche del Catania in Serie C, del Catanzaro in Serie B e del Napoli che comanda, insomma sono tre squadre legate a Gianni Di Marzio. Dove siamo adesso, caro Tarantino? Ma noi stiamo salendo, è una verticale che ci porterà ai quartieri spagnoli, altri 5 minuti a piedi, però come puoi notare ormai i quartieri spagnoli soprattutto in questi giorni sono diventate attrattive per i turisti, per questo noi saliamo. Vedo molte scolaresche, vedete, tra le altre cose, esatto, c'è molta gente che scende perché è andata proprio tra le altre cose a visitare il murale Maradona, che è un luogo di culto soprattutto da quando Maradona è scomparso. Ci sono veramente tanti tifosi che scelgono poi di andare a visitarlo. Mi raccomando, stai attento alle macchine.
siamo abituati qui, qui siamo, capito, abbiamo, abbiamo la patente anche per camminare a piedi. Però mi sembra che stai andando contromano, perché vedo tutti scendere e tu salire, tra le altre cose. Questo, quindi... questo mi sta preoccupando, infatti. No, però perché vedevo ci sono, tutti scendere, ci sono tutti le, sali, stai attento. Le bandiere, come vedi, tutte del Napoli. Qui roba pazzesca, guardate, tutto imbandierato, tutto azzurro, con ormai lo scudetto che c'è da ovunque. Quindi ci stai portando proprio nella zona di culto di questo quartiere. È il cuore di Napoli, ce ne sono tanti di quartieri che rappresentano il cuore di Napoli, e questo in questo periodo è ancora più importante, oltre che più bello, proprio per l'importanza del grande evento. Tra poco vi faccio vedere una cosa, come dire, goliardica, un po' di larità, sì, che vi voglio mostrare. Qui vabbè, c'è Operio Musso, che è un prodotto tipico del Napoli, cioè del Napoli, della città di Napoli. E poi, insomma, come vedete, anche un po' di rivalità sportiva. Ci sta, insomma, simpaticamente la maglia della Juve sullo scheletro. Ma perché lo scheletro? Poi non ho capito. Vabbè, comunque, andiamo avanti, dai. Andiamo avanti, stiamo salendo sempre, tra poco arriviamo. Tra poco ne fermiamo altri. Sì. Allora. Tifosi. Mentre tu ci stai portando a far vedere, vi invito, no, coloro che sono in questo momento all'ascolto, si possono anche possono andare nella sezione video della nostra app e vedere queste belle immagini che ci sta proponendo Fabio Tarantino. Stiamo passeggiando con lui proprio a Napoli, nei quartieri spagnoli, ci sta portando nella zona dove, insomma, c'è tanto di Diego Armando Maradona, e quindi vediamo la lunga camminata di Fabio Tarantino in questo pomeriggio. La pendenza è notevole, prego. Devo dire che la pendenza non la facevo questa stradina da un po' di tempo, insomma mi accorgo che l'età avanza. Guardate ancora che bello qui questo scorcio, questo angolo. Bellissimo, me la sono persa dopo la riguarda. Allora, ti dico intanto che c'è Napoli, il sindaco Manfredi, la festa scudetto il 4 giugno. 4 giugno? Sì, così. Lo sai che me lo aspettavo, sai perché? Perché è l'ultima giornata, vabbè, del campionato, e perché è il periodo in cui c'è Gigi D'Alessio anche in concerto a Napoli, a Piazza del Plebiscito. E quindi l'idea era proprio quella di fare qualcosa con anche Gigi D'Alessio, e quindi mi aspettavo una data simile a quella del 4 giugno. Assolutamente. Allora, intanto do anche un'ultima ora. Onda, commissari FIM rimandano decisione, il ricorso verrà discusso alla Corte d'Appello. C'è stato il ricorso per Onda, penalità Marquez scontata in Argentina, per FIM invece sanzione da scontare al suo rientro. Ma siccome sulla decisione dei giudici c'è scritto Argentina, da lì è nato tutto il nodo di questa situazione. Tra l'altro ce l'ha spiegato anche oggi l'avvocata Feltre, e potete ritrovarlo nel podcast delle ore 13:35. Marco, guarda chi c'è, guarda che c'è in diretta. Si fermi un attimo, siamo in diretta, non mi faccia correre. Si fermi. Come si chiama? Antonio, va bene, rischio la vita, però vi mostro questa 500. Questa 500 azzurra con la bandiera che scende giù, grande. Poi hai provato anche a intervistare... Guarda le mie spalle, la città verticale, guarda le mie spalle. Sì. Si intravede via Toledo, tutti i colori d'azzurro, con tutti gli striscioni, e poi noi siamo praticamente a 50 metri da Largo Maradona, la salita, ci sono i calciatori, i cartonati dei calciatori sulla mia testa, e tra poco vedrai uno scenario notevole. Guarda. Sono molto contento di aver fatto questa camminata insieme a te. Dicevo appunto di questa decisione della Onda, e che è stata spiegata dall'avvocato Feltra oggi, che ci sono i presupposti e quindi il ricorso è ammissibile. Ci potrebbe essere un vizio di forma, staremo a vedere come andrà a finire. C'è un errore dei giudici in questo caso nell'aver compilato appunto la sentenza nei confronti di Marc Márquez e della Onda. 4 giugno, festa scudetto, molto probabilmente sarà il 4 giugno, ha detto il sindaco Manfredi, quindi ce ne stavi parlando anche tu di questa festa, mentre siamo ormai arrivati. Fabio, siete pronti? Prontissimi, perché, vai, perché lo spettacolo è notevole. Guardate tutti, registrate i turisti, questo, ragazzi, guardate tutti i turisti che stanno. Allora, io parlo prima con i turisti e poi vi mostro le immagini. Sì, che fai cosa quello che vuoi, vai a ruota vedete libera, vai davanti agli occhi, che spettacolo è. Maradona, i murales. No, quello sì, dico che tu non sei napoletano, che pensi? Ma è un bellissimo murales, davvero, è una cosa che è un'opera d'arte qua a Napoli, perché comunque è stato un grandissimo calciatore per anni. Io ti dico, io sono juventino, però comunque rispetto... Forza Napoli in diretta.
Forza Napoli, io sennò qua finisco male. Ma non è di vero. Di dove sei? Brescia. Brescia. Allora, Forza Napoli collettivo, 1, 2 e 3. Ma siete tutti di Brescia? Che pensi di Maradona, di questo posto? Dio. No, è un dio. Parla tu. Travagliato. Travagliato cosa? A Brescia, provincia di Brescia. No, cosa pensi di questo luogo? Dobbiamo andare. Grazie mille, anche da Brescia sono arrivati e ve lo mostro a questo punto. Marco, ci siamo, le mie spalle, il murale di Diego Armando Maradona. Questo è un luogo veramente magico in cui anche, come puoi notare, i colori sono straordinari, ma soprattutto poi Napoli ha un tono della voce notevole. Qui si resta rigorosamente in silenzio e io rispetto questo silenzio legato proprio a questo luogo di culto, luogo simbolo. Nel Napoli vinse lo scudetto, chiaramente Maradona c'era e fu realizzato questo murale che dura a distanza di 30 anni, che è stato poi restaurato. La finestra, il volto di Maradona è su una finestra di una casa, quindi è diventata quella una casa storica. Ma praticamente, se tira, scusami, una domanda veramente scema la mia, però te la devo fare. Se tira sulla tapparella, la signora va su e non si vede la faccia di Maradona? No, non c'è tapparella, perché queste sono delle finestre che si aprono con le ante, quindi può aprirla ma non può alzarla. Però si può aprire, cioè è funzionante. Sì, ad aprire sì, però è chiaro che anche aspetta, Fabio, mi hai detto che è stato restaurato? Sì, negli anni comunque lo hanno ridipinto, soprattutto, esatto, anche perché ripeto, sono passati più di 30 anni. Mettiti un po' meglio che non vediamo il murales, così lo vediamo un po' meglio. Allora, te lo faccio vedere. Questo, per intenderci, è il luogo dove sono venuti tra gli altri Bruno Conti, ricorderai Mourinho appena arrivò a Napoli, scelse proprio di visitare il murale di Diego Armando Maradona. Guardate che bello, e in generale bellissimo proprio l'Arco Maradona. Ecco, facciamo vedere anche tutto quello che c'è intorno, perché poi quello che c'è è bellissimo, guarda, con tutte le foto, le immagini, Diego, vedi Boca, esatto. Barcellona, Argentina, ancora Argentina, le varie divise di Diego, magnifico. Ci sono le sciarpe, le faccio vedere un attimo, tutto chiaramente in diretta, ci sono le sciarpe, delle scarpette. Sì. Tutte le squadre che sono venute qui hanno scelto di omaggiare Maradona. Posso chiederti, Fabio, anche un'altra cosa, così per spiegarlo a chi ci sta ascoltando e magari non sa tutto. Perché è stato scelto questo posto per fare questo murale? Se c'è una spiegazione? Ma la spiegazione, che lo abbiamo ricordato prima, questo è un luogo simbolo della città di Napoli. Quindi è davvero il centro storico e quindi... Tutto è nato dal murale che vi sto proponendo anche dall'alto. Quindi questo si è partito è stato col murale. In che anno? Ricordiamolo, in che anno? Nell'anno del primo scudetto. Ok. Nell'anno del primo scudetto. E poi, dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona, tutti quanti hanno scelto tra i tanti questo luogo per venire ad omaggiare il Pipe d'Oro. E quindi poi ognuno ha lasciato un ricordo, che sia una sciarpa, che sia una maglietta, che sia una dedica, che sia anche un'impronta di se stessi. E poi da quel momento in poi, ad esempio, ricordo durante il compleanno di Maradona, tantissima gente è arrivata anche ma dall'Argentina. Ma fammi capire qui una cosa, scusa, faccio delle domande, perché a me questo posto veramente prima o poi ci verrò, promesso. Intanto vedo tutte qua. Però la cosa che ti voglio chiedere, tutte quelle bandiere che vediamo lì, vengono lasciate sempre, anche durante la notte? Sì. Niente, cioè praticamente no, non vengono... È come un luogo di culto, e ti mostro a distanza, penso lo vedi, anche il murale del gol di Maradona, quello storico con la Juventus, il calcio di punizione. Il calcio di punizione con porta tacconi. Sì, tacconi, tanto gli faccio gol lo stesso, in area di rigore, sembrava impossibile. Sì. Tra l'altro un abbraccio anche a Tacconi, che si sta riprendendo, esatto. Questo ci fa veramente tanto piacere, tra le altre cose. Sì, la foto, il murale col figlio, e quindi ripeto, luogo di culto in tutti i sensi, c'è silenzio, c'è rispetto e c'è grande voglia di lasciare un saluto a Diego Armando Maradona. E si può acquistare anche qualcosa? Ti faccio questa ulteriore volendo, domanda. Volendo, chiaramente sì. Che sensazione si prova ad essere qui? Infatti è un'emozione, anche se io sono napoletano doc. L'ho notato, non è la prima volta o è la prima volta per te? Come ti chiami? Luigi. La prima volta è strano. Chiedevano perché le persone vengono qui e si emozionano, perché è un luogo tutto questo, magico. Tutto questo è emozione, i ricordi. Io non l'ho vissuto, diciamo, pienamente, che sono un po' più giovane, però anche se non l'hai vissuto, la vivi così. Napoli-Milan Champions League? È tosta. Grazie a questo amico, e quindi come vedi anche i napoletani
sono turisti della propria città quando vengono qui. Sì. Cioè, no, chi viene una volta, chi viene spesso. E quindi è veramente molto, molto, molto toccante. Poi tra poco riscendiamo, se volete. No, no, intanto ti chiedo una cosa. Tanto adesso facciamo un mini break, poi magari ti diamo il tempo di rifiatare un attimo. No, ti chiedo, Fabio, anche ai più giovani, se riesci, qualche giovane proprio giovane, perché per capire un po' che sensazione ha trovandosi in un posto di questo tipo, no? Con... il figlio? No, nipote, puoi commentare le sensazioni? Non sei, di dove sei? Sono andata a Roma e adesso vivo a Pescara. Pescara, come ti chiami? Alessandro. Alessandro, che sensazioni provi a essere qui? Belle, perché Maradona mi è sempre piaciuto. Ti hanno raccontato di lui, tu che non l'hai visto giocare? Mia nonna, mia madre, lei. Sì, che lei l'ha pure conosciuto, Maradona, mi ha raccontato. Signora, e allora a questo punto la curiosità è donna ma anche uomo, che è successo? Io l'ho conosciuto perché lavoravo in una boutique a Napoli e lui veniva a comprare i vestiti da Versace, quindi l'ho conosciuto. Che calciatore è stato, che ricordi ha lasciato a Napoli? Io. Lei è di parte, qui sono tutti di parte, signora. No, lui ti fa Juve. Questo lo diciamo a bassa voce, che ricordo va di Diego? Vabbè, insomma, voglio dire. Sono stati degli anni meravigliosi anche sullo stadio, io andavo sempre a vedere tutte le partite, anche perché vivevo lì vicino allo stadio, meraviglioso. Grazie mille alla signora per questa intima testimonianza. Vabbè, però chi è che ti fa aiuto? Il marito? Chi era? Non ho capito. No, credo il bambino romano. Vabbè, poi giusto così che poi uno sceglie la sua squadra che vuole e venga comunque a fare un'ora un grande campione, ci mancherebbe. Allora, veramente. Ma poi ci sono adesso tutte le foto dei giocatori che stanno trionfando in questa stagione, Fabio. Esatto, più che quelli che stanno trionfando in questa stagione, dato che poi c'è un gruppo nutrito di ex calciatori che ha fatto la storia del Napoli pur senza vincere. Ti mostro ad esempio il murale di Mertens, comunque Ciruzzo. Qualcosina ha lasciato in questa città. Leggi, 148 gol in 9 anni di storia, poi ha implementato ulteriormente il bottino perché speciale è Maradona drink, che roba è? Scusa, io sono curioso queste cose, speciale Maradona drink, leggo, che roba è? Credo che sia appunto una bevanda molto molto interessante. Chiedi un attimo, si può chiedere qualcosa? Lorenzo il Magnifico, vedi anche lui, capitano che... Chissà se è mai venuto qui Insigne, sarà venuto. Lo avrebbe voluto sicuramente vincere. Allora, c'è il conduttore in studio che vuole una curiosità. Il proprietario chi è? Chi è? Eccoli, dice, che è una denuncia, no? Fallo venire fuori perché non si sente bene, Fabio. Fallo venire un attimo fuori. Drink Maradona, che spoca linea, così facciamo tutto professionale. Come ti chiami? Gennaro, piacere. Ciao Gennaro. Allora, leggiamo, speciale drink Maradona. Che roba è? Questo è un drink che è stato creato da noi già da molto prima della morte di Maradona, è stato 4 anni fa più o meno, che abbiamo creato noi e l'ingrediente segreto e non va svelato perché altrimenti potrebbe essere replicato. Ma non si può svelare nessun ingrediente o solamente quello segreto? Ma è alcolico? È l'ingrediente segreto, è quello là... No, credo, dicono alcolico o analcolico. Dico sicuramente. C'è vodka, rum, che c'è? Oltre all'ingrediente segreto. È quello l'ingrediente segreto. Non ti posso... C'è del lime, c'è della cola. No, è fatto con liquore di frutta esotica. Ah, vedi. Ci hai dato qualche indizio. Tu vivi questo luogo tutti i giorni, è sempre una bella emozione anche accogliere tanti turisti. Una cosa ti domandano in modo particolare? Cosa è per noi Maradona? Cosa si può festeggiare quando vinciamo la scudetta? Che si festeggia? Questo non te lo posso dire perché sarà sicuramente una cosa impossibile. Tu quanti anni hai? Io 18, proprio per questo. Non li hai visti? Per ragazzi come noi che non l'hanno vissuto, quindi sarà una sorpresa anche per me, sicuramente. Però... Gennaro, con Marco Piccali veniamo a prendere un drink Maradona. Sì, va bene, guarda, verrò sicuramente. Grazie. Allora, ti fermo un attimo, facciamo un break perché abbiamo dato l'ultima ora riguardante la MotoGP. Adesso ci fermiamo, rientriamo perché sentiamo anche delle percentuali Sisal, abbiamo anche... un pezzo di Vierkovud da sentire, infortuni muscolari per Ibrahimovic verrà valutato di settimana in settimana, quindi niente, è un momentaccio, Ibrahimovic non riesce a tornare ai suoi livelli. Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.